Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo nuovo video vi voglio parlare ancora del bullismo, perché alla fine io avendo fatto dei video in precedenza, però c'è una cosa che avevo tralasciato, che ve ne voglio parlare soltanto ora. Cioè che io, per colpa, tra virgolette colpa, dei bulli, sono stata ricoverata in ospedale. E se avete sentito bene, sono stata proprio ricoverata in ospedale. Per fortuna non dovevo passarli la notte, però dovevo andare la mattina e riuscire la sera. La notte no, era impossibile. Perché praticamente, allora, ve la faccio breve perché già ve ne ho parlato nei video precedenti del bullismo, in cui alle medie ho sofferto il bullismo fisico, invece alle superiori quello psicologico, però non è detto che il bullismo psicologico non faccia male tanto quanto quello fisico. Aperta e chiusa questa parentesi, vi lascio, diciamo, questo video. Allora, perché sono stata ricoverata in ospedale? Perché allora io avevo ben due problemi, non uno. Il primo problema era quello che io non volevo andare più a scuola, perché ero talmente terrorizzata che non volevo andare più a scuola. Però il problema era quello che io, avendo 12-13 anni all'incirca, praticamente ero nella fase in cui ero appunto obbligata ad andare a scuola, perché era la scuola dell'obbligo, quindi purtroppo si doveva fare per legge. Seconda cosa, che io ho cominciato a soffrire di anoressia. Per fortuna questa cosa è stata fermata appena in tempo, perché quello che ho avuto io è stato un inizio di anoressia. Cioè, ho cominciato a saltare i pasti, però non è che mi vedevo grassa o altro. Semplicemente che quando succedono certe cose a scuola, tornavo a casa e mi passava la fame, quindi non mangiavo. Poi vabbè, chiaramente ho dovuto prendere pure le vitamine, però di questo problema ve ne parlerò magari nel prossimo video, perché altrimenti poi ho un video in cui vi dico della mia anoressia e non più del mio ricovero, che alla fine il ricovero sì, sarà stato anche una minima parte il fatto che ero anoressica e tutto, però sono stata ricoverata di più per la mia fobia, diciamo, della scuola. Allora, dovete sapere che Chieti, la città in cui vivo, non ha la struttura adatta. E quindi mi hanno mandato all'Aquila. L'Aquila, pur essendo un'altra città abruzzese, per chi non conosce l'Abruzzo, dista da Chieti 2 ore. Quindi, mettiti a fare più volte 2 ore di macchina all'andata per andare in ospedale, poi altre 2 ore per tornare. Questo per più giorni di fila. Per fortuna non era tutti i giorni, ma era una o due volte alla settimana. Per fortuna, cioè, per fortuna, perché se era tutti i giorni, oddio, cioè un attimo di tregua, cioè, voglio dire, e equivale come andare fuori regione, perché alla fine 2 ore. Che poi l'Aquila è quasi al confine con Lazio, quindi in pratica siamo lì, è come se fossi andata, diciamo, in un certo senso, quasi arrivata, diciamo, al confine proprio con Lazio. Addirittura mi ricordo che c'era una dottoressa, per carità non farò né il nome della struttura perché non è il caso, e né il nome di questa dottoressa perché non è il caso, ma poi tra l'altro, essendo passati tanti anni, neanche me lo ricordo più, quindi è inutile. Questa dottoressa addirittura lei doveva fare la stessa cosa da Roma. Ma io mi chiedo come fa lei, poverina, da Roma, perché l'Aquila e Roma sono altre 2 ore. Cioè, quindi alla fine lei, cioè, io non vorrei mettermi nei suoi panni, perché come faceva? Però giustamente ha trovato lavoro all'Aquila, sempre meglio di niente. Io mi ricordo che la prima volta che dovevo andare all'Aquila, in realtà non è stato proprio dalla mattina alla sera. Mi ricordo che era più un pomeriggio. Io la mattina era una di quelle mattine in cui sono riuscita ad andare a scuola, sono tornata e i miei genitori mi hanno detto: guarda, dobbiamo andare all'Aquila perché ci sta questo ospedale, vediamo di darti qualche cosa, qualche calmante, perché tu soffri d'ansia, lo sappiamo che non è colpa tua, ma la colpa è dei bulli.
Però ovviamente dobbiamo pur far vedere che facciamo qualcosa. Io mi ricordo che non ci volevo neanche andare, perché dicevo, vabbè, ma è una parola, fa 2 ore mo di macchina, cioè per andare all'Aquila per che cosa? Per prendere una medicina per controllare l'ansia o magari, anche se non mi danno nulla, per far vedere che uno sta facendo qualcosa per farmi andare regolarmente a scuola. Cioè, alla fine, anche se mi davano la miglior medicina, che poi è solo un bastone, cioè, alla fine, se il problema non si risolveva alla radice, ovvero cercare di educare i bulli che mi davano fastidio, cioè, alla fine, io continuavo lungo quella strada. Infatti, ho continuato lungo quella strada e ho rischiato di perdere l'anno. Perché praticamente ero nel panico proprio totale. Io la mattina proprio non riuscivo ad andare a scuola. Mi ricordo che c'è stato quell'anno proprio in cui, dopo un'estate di vacanze e tutto, io adesso te vado sempre a Torre Bruna, non so se avete sentito parlare, al confine col Molise comunque. Vabbè, vado lì, sono tornata, dovete sapere che io ho iniziato la scuola 2 settimane in ritardo. Perché ero proprio nel panico, dico, mi sono trovata così bene quest'estate a stare con le persone che mi vogliono bene, che mo rimettermi un'altra volta in quell'inferno proprio non ci voglio stare. E solo 2 settimane soltanto in partenza. Poi vabbè, mi sono fatta coraggio, ho iniziato, però era sempre un qualcosa tipo oggi ci vado e altri 10 giorni no, perché ero proprio nel panico. Cioè mi mettevano lo sgambetto, mi facevano cadere, mi tiravano i calci, i pugni, tutto praticamente. Ero nel panico più totale. E quindi alla fine i miei genitori non potendone più, perché per i professori ero io sbagliata, questo è classico, perché giustamente i buoni ci rimettono sempre in questo schifo di mondo, allora pur di far vedere andiamo all'aula, per dimostrare che stavano facendo qualcosa, quando invece là era veramente uno schifo, perché sarebbe stato denunciare anche la scuola, perché... Mi ricordo che non mi credevano, cioè i professori non mi credevano, ve ne avevo già parlato in un video precedente, in cui ero io bugiarda, ero io che mi inventavo tutto, perché quando c'erano i professori in classe, questi ragazzi mi volevano bene. Ma quale ragazzo ci si mette a fatti di bullismo di fronte ai professori? Non bisogna essere deficienti, cioè, per fare una cosa del genere. È chiaro che quando ci stanno gli adulti in classe... Tutti si vogliono bene, ma poi bisogna vedere cosa succede dopo. È perché così sono bravi tutti quanti, no? Fatto sta che io venni reputata appunto bugiarda, quindi non avevo l'appoggio neanche dei professori. Questo parlo delle medie. E quindi i miei, diciamo... Genitori, per far vedere, capito, una cosa e un'altra, hanno detto vabbè, andiamo all'Aquila. E alla fine siamo andati all'Aquila. Anche se io, ripeto, non ci volevo andare, per me mi pesava. Poi appena ho visto l'Aquila, piano piano ho cominciato a farci l'abitudine e poi le altre volte ci sono andata anche molto volentieri. Però non mi andava lo stesso, cioè mi spiego. Volentieri perché comunque staccavo dalla quotidianità. Però allo stesso tempo mi pesavo perché magari volevo andare all'Aquila per altri motivi, tipo visitare una città d'arte, fare delle foto, non starmi rinchiusa in un ospedale. Solo che purtroppo Chieti non hanno la struttura, anzi addirittura si era pensato di mandarmi a Roma. Addirittura all'inizio, proprio all'inizio. Poi però è successo che i medici hanno pensato, sono informati bene. Hanno detto no, c'è un altro ospedale più vicino che fa queste cose e si trova a 2 ore di distanza da Chieti che sta all'Aquila. E quindi mi hanno mandato all'Aquila. Perché di solito quando succede queste cose che c'è una persona che non sta bene, mo che sia il problema che ho avuto io, che sia un problema più grave o meno grave, di solito uno se nella propria città non ha la struttura adatta, di solito lo mandano al posto più vicino. Cioè non ha senso andare in capo al mondo per curarsi se c'è un posto più vicino, quindi il posto più vicino era l'Aquila e quindi sono andata lì. Poi, come vi avevo accennato nei video precedenti,
Alla terza media mi hanno cominciato a credere, cioè i professori hanno cominciato appunto a credermi e a appunto mi credevano e quindi con loro dalla loro parte era meglio. Infatti il preside, questo ve l'avevo detto, mi sembra in un video precedente. Lui scendeva giù tutte le mattine per accompagnarmi in classe, perché almeno così mi garantiva che il mio ingresso a scuola non veniva ricoperto, diciamo, tra virgolette, di calci, insulti, pugni e cose così. Però ovviamente dopo che il preside se ne andava, le cose erano uguali, cioè non cambiavano. Giustamente il preside già era troppo. Scendeva giù per portarmi in classe. Già questo era tanto, perché comunque un preside è un preside, cioè ha tante cose da fare, quindi non è che può perdere tempo. Però lui l'ha fatto con piacere, infatti era un pezzo di pane. Però dopo che mi lasciava in classe, arrivavano gli altri, le cose succedevano, anche peggio, perché poi vedevano. Perché poi faccio, per farvi soltanto un esempio, loro, i bulli, reprimevano la loro aggressività che avevano nei miei confronti quando c'era il preside. Però poi, quando rimanevo in classe e non arrivava magari il professore, quelli se la prendevano ancora di più, perché se la prendevano per quel momento. Ma anche per l'aggressività che avevano tenuto dentro prima, quando c'era il preside con me, quindi è stato anche peggio. Però comunque è stato in un certo senso anche grazie a lui che ho fatto l'esame di terza media, perché io ho rischiato veramente di farmi vecchia alle medie, perché un ragazzo può anche avere tutti i 10, però se superi quel certo limite di assenze, che a quei tempi era mi sa 70 giorni, si è bocciato. E io ho rischiato di essere bocciata, di farmi vecchia alle medie. Perché cosa? Per una massa di deficienti che l'unica cosa che sapevano fare era rendermi la vita impossibile invece che pensare alla loro vita schifosa. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Spero tanto che non vi ho impressionato per questa storia, perché è una storia molto delicata che non so. Neanche se ho fatto bene o meno a parlarvene, però mi sembrava giusto. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao!